Buongiorno, ciao, sono Cecilia Rie. Oggi parlo della passione per cantare. E tantissime persone hanno voglia di cantare, no? Ma quando loro pensano di cantare, non so che cosa succede, nostro pensiero cambia, modifica qualcosa di esagerato. Allora, ragazzi, sapete bene che cantare, suonare ci vuole una tecnica. Questa tecnica tutta la vita ci aiuta, perché deve avere tecnica per esprimere bene il nostro sentimento di gioire per cantare. Gioire significa anche una parte della tristezza, quando agitazione, sentiamo qualche agitazione, qualche seccatura, qualche arrabbiatura. Ci sono tanti questo sentimento, una parte bello, una parte non è bello. Ecco. E anche ci vuole piccola filosofia. Nel senso è profondo, profondo il nostro sentimento e che come meglio esprimere, per questo che ci vuole tecnica, ma tecnica per controllare il nostro sentimento. Ripeto, per esempio, quando io mi sento felice, felice esprimo, ma come posso esprimere? E parlo della musica, allora parte dell'acuto per gioire la mia felicità, oppure parte della zona acuto, zona grave o centrale, e questo sapeva benissimo l'autore. Quando magari mi sento nervosa, quando mi sento giù, queste cose na molto naturale, allora voglio dirvi: cantare la musica naturale possibile, non cambiare niente, cioè cambiare niente nel senso io sono nata così e bisogna osservare come sono fatta, bisogna osservare come siamo fatti. Questo perché vi dico questo? E guardare noi se stessi e guardare spartito. Allora, tanti ragazzi, tantissime persone hanno imparato a cantare, virgolette così, hanno imparato. E cosa significa hanno imparato a cantare? È soltanto con le note, melodie, con le parole, e in questo caso in italiano ci sono tanti pezzi scritti in inglese, in tedesco, francese, spagnolo e giapponese. Cinese, coreano, tutto il mondo, turco, tutto il mondo, persone che esistono in questo mondo, ha scritto tantissimi pezzi meravigliosi. È basato nel nostro sentimento. Allora, io parlo di questa passione. Passione cosa significa? Oltre piacere. Non bastano piacere. Piace cantare? E allora bisogna approfondire prima tecnica per controllare il nostro sentimento, perché anche se felice, anche se arrabbiato, anche se triste, che piangere, naturalmente non è possibile che sempre in controllo. Quando felice, felice, quando sei arrabbiata, arrabbiata, quando triste, piange. E questo va bene, però. E dopo ti stanchi, no? Felice? Forse no. Piangere, arrabbiarsi, ci stanchiamo. Allora, cantare, in questo caso canto, e ci sono elementi e ben preciso. Imparare tecnica non è difficile, veramente non è difficile. Prima cosa, più possibile, immaginabile.
Nella vita quotidiana, questo caso perché sono in Italia, siamo in Italia, parliamo lingua italiana, no? Lingua italiana. Io quando parlo, anche adesso, vi sto parlando in questa maniera naturale. Allora, io ho imparato, vi spiego di tecnica, i, e, a, o, u. Per cantare è fondamentale questi cinque vocali. Applicando con la tecnica, significa usare come usare il fiato. I, imparare posizione alta. I, e imparare colore nitida col sole, nitida con la luce, sempre le note con la luce. Significa con la luce, con amore. Dove c'è amore, sempre c'è luce. C'è luce e persona e vengono e ascoltare e sono molto curiosi. Allora, dobbiamo essere così, vogliamo essere così. Se fa fatica, fate fatica di essere luce se stesso e sentire amore dalla mamma, amore dalla moglie, amore da marito, amore dai figli, amore da amici, amore qualunque cosa, da cani, gatti, sono tante cose. Sentite questo calore, ecco. E questo calore è trasmettere per cantare. E abbiamo imparato melodie. Allora, io suono, per esempio, Turandot, Turandot di Giacomo Puccini. Giacomo Puccini. E questa frase, queste melodie, e soprano ha imparato, soprani hanno imparato, cioè. Avete sentito questa frase, no? E Puccini scritto atto terzo, morte di Liu. Morte di Liu. È famoso, tutti i teatro e si parla, parliamo di questo, non aria, seconda aria di Liu. No, morte di Liu, si dice, si chiama morte di Liu. E audizione, un concorso e qualsiasi cosa, e professori, giuria e cantanti vi chiedono: e cosa canti? Morte di Liu. Basta, morte di Liu. E tu che di Jersey cinta, e c'è scritto Liu soprano. E questo è scritto Puccini. E poi dopo guardate, quando abbiamo imparato questo. Note che appena suonato, guardate bene sul spartito cosa ha scritto Puccini. Cosa ha scritto Puccini? Perché persone hanno imparato cantare, virgolette, hanno imparato cantare. Diciamo che questa appena inizio della strada per portarci grande passione come cantanti del passato e piacere non basta perché questa appena suonato questa frase abbiamo imparato tu che di Jersey incinta, tu che di Jersey incinta, questa cosa significa cosa, quale situazione, tu. E Puccini scritto inizio tu e sinceramente se una persona che non è tanto sicura con la tecnica, questo tu, entrare tu, forse un po' di difficoltà, ma mai bisogna di sentire difficoltà, deve essere sicura di ciò che fai, ciò che canti. Questa prima cosa. Secondo, e applichiamo tecnica, cioè i posizione alta e gola aperta, si può mantenere gola aperta, posizione i. Invece questo è ultima, cioè ultima vocale, cinque vocale, ultima u. Allora, tante volte u e facciamo così, u. Invece si chiude la gola, gola. Allora, i, e, a, o. Sempre linea del i, e, a, o,
A, O, U. E poi Puccini scritto sopra questa più forte di accento. Io chiamo mattone accento. E con dolorosa espressione c'è scritto morte di Liu Tu. E quando anche noi parliamo con amici o famiglia o sempre parliamo un po' di confidenza, tu. E vogliamo dire qualche cosa abbastanza sentita, profonda e forte, e voglia dire qualcosa assolutamente, e questo pronuncia tu è forte, forte, decisa. E quindi cantare dipende molto influenzata nella vita quotidiana che noi facciamo. Una volta abbiamo imparato questa cosa, frase con le parole. Dobbiamo applicare tecnicamente, cioè gola aperta, perché se no quello che ciò che è scritto Giacomo Puccini non possiamo esprimere, perché gola chiusa, cioè posizione senza posizione I, posizione alta, gola chiusa, e non puoi fare questo tu. Soltanto parlare dell'inizio del tu è già tanto, tanto, tanto imparare, approfondire, mettere colore e palcoscenico con gesto, con espressione, con questo ruolo di Liu verso principessa, significa Turandot, tu, perché Liu sa che deve morire. Questo momento lei aveva intenzione o non aveva intenzione? Questo decidete voi, però sempre punto di riferimento è spartito. Questo dobbiamo trovare la verità del ruolo di Liu. Questo discorso che ci porta passione, strada della musica per cantare. Quindi, e guardate bene, spartito, abbiamo imparato le melodie con le parole e poi dopo bisogna vedere altre cose sul spartito, che cosa ha scritto, e guardare anche parte dell'orchestra che suona la pianista. E questo è molto importante, non solo tutti i giorni cantare con la tecnica e la voce, bella voce, cantare con le melodie, con le parole, e non basta. E di più, che cosa dobbiamo fare? C'è scritto tutto sul spartito. Guardate bene. E che cosa dobbiamo cantare, esprimere questa aria, qualunque aria dell'opera è lo stesso discorso. Quindi imparare tecnica non è difficile. I, E, A, O, U, I, E, A, O, U. Questa tecnica tutti i giorni, anche quando noi parliamo, è mettere in pratica. Allora, per cantare una cosa diventa molto naturale. Ah, adesso cantiamo, e allora tanta gente che vedo, non so, trasforma qualche dimensione e che fa, comincia a fare delle cose strane. Invece non è così. Nella vita quotidiana, più naturale, quando parliamo, pensate, quella inizio del Liu, tu, non è questo. Tu non è questo. Allora fate, cominciato da I, per esempio, I, E, A, O, dove gola aperta, mandare fiato e posizione alta, poi mettere colore di quella situazione, di questa opera meravigliosa, Turandot. Grazie dell'ascolto. Alla prossima. Ciao.